Allora, eccoci qua, salve. Abbiamo i due impastini pronti. Questo non ha proprio riempito la ciotola, però insomma, comunque è visibilmente raddoppiato, come potete vedere. Allora, a questo punto noi prepariamo la ciotola dell'impastatrice e inseriamo dentro i due impastini, quello dell'autolisi, questo qui che è rimasto più o meno, insomma, quello che era, perché non è lievito, quindi non è che e quello invece lievitato. Allora prendiamo la ciotola, eccola, inseriamo prima l'autolisi e l'altro, sarà lo stesso. Ecco, mettiamo tutto in ciotola, vedete bene, sì? Questa è l'autolisi, eh? E questo invece è quello dove abbiamo messo il lievito. Eccolo qua, che è diventato bello gonfio, no? Vedete? E lo mettiamo dentro anche lui. Qui noi abbiamo messo vicoli, acqua, sale e farina. A questo punto, se volete, anzi io direi di mettercelo, il solito cucchiaino di miele oppure lo zucchero oppure il malto. Allora, siccome il malto, alcuni dicono, no, alcuni dicono, è vero, perché è vero, colora un po' troppo la mollica. Io direi di andare a fare una cosa proprio semplice, semplice, in modo che ci metterei proprio perché comunque lo zucchero un pochino i lieviti li aiuta, capito? Un po' a nutrirsi. Ci mettiamo proprio così, guardatemi, uno e due e basta. Qua dentro non ci va più niente. Ora mettiamo, scanso un attimo il tavolo così la vedete, è montato il gancio. Mettiamo dentro, iniziamo a impastare. Allora, vi faccio vedere. Ciotola completamente pulita e mentre gira anche pianissimo, impasto completamente sul gancio. Questo è un impasto chiuso. Eccolo qua. Tutto da sola, riprendi, fai il pane, fai tutto. Ecco qua. Questo è un impasto completamente incordato. La ciotola deve proprio restare chiusa chiusa. Adesso togliamo questo. Se ce la facciamo, se ce l'abbiamo fatta, ce la faremo. Ecco. Ok. Allora, spengo un attimo e poi riattacco, tolgo l'impastatrice e metto e mettiamo l'impasto sul tavolo, eh? Eccoci qua, allora abbiamo tolto tutto, ci siamo rimessi sul tavolo. Io adesso non so se voi riuscirete a vedere, però eccolo, l'impasto, vedete, è completamente chiuso. Un impasto perfettamente incordato deve essere come avete visto, cioè praticamente anche quando lo tirate giù, la ciotola deve restare pulita. Vedete? Guardate, vedete come fa?
deve venire via con facilità, non deve essere appiccicoso, non deve essere. Questo vuol dire che l'impasto ha, cioè che sì, ha raggiunto il punto impasto, si chiama questo tecnicamente. Abbiamo raggiunto il punto impasto. Il punto impasto, adesso io voglio provare a pizzare un po' sto coso e vedere se riusciamo a farvi vedere meglio. Non so, ragazzi miei, qui ecco, così forse va bene. Allora, il punto impasto, quando abbiamo fatto questo, è vero che ha incordato in 5 minuti, perché guardate veramente, io ho fatto il, non so come si chiama lì la funzione dell'iPad che riprende ogni tot, quindi poi quando andiamo a montare sembra tutta una cosa veloce veloce. Ma veramente un attimo, cioè ci ha messo 5 minuti a incordare questo impasto, veramente un'idratazione perfetta. Capito? Proprio bello. Allora lo lasciamo una ventina di minuti così, prendiamo un po' di semola, poi io lo faccio subito, voi però fatelo riposare, perché io sono disgraziata, cioè io pratico bene e razzolo male, faccio sempre le cose un po' così, diciamo, un po', mia madre diceva fai sempre un po' le cose così alla Carlona, c'ha ragione, io faccio le cose alla Carlona. Non è vero, non è vero. Allora prendete un po' di semola, no? Fate così, guardate quanto è bello già gonfio, mamma mia che meraviglia, guardate, guardate, già sembra una focaccia prima di infornare, guardate, su. Allora, questo qui gli diamo un paio di pieghe, così, no? La semola in questa fase qui, la farina ve la potete giocare, perché tanto poi questo rilievita quel pochetto di farina che ci va in mezzo, si scioglie insieme a tutti i lieviti, capito? Quindi è in formatura che dovete stare attenti, perché non c'è cosa più brutta quando andiamo a tagliare il pane che ci troviamo dentro la farina cruda, è una cosa brutta, a me poi proprio, mamma mia quanto non mi piace. Facciamo qualche piega così gli diamo un altro po' di forza, io lo sto facendo subito, però voi se ci avete tempo aspettate un quarto d'ora, 20 minuti che l'impasto si riposa un po'. Lo sto facendo, sapete perché? Perché ha incordato talmente presto che non è neanche è freddo questo impasto, è meraviglioso. Allora, questo qui noi aspettiamo un attimo che si riposa un po' e facciamo questo lavoro come facciamo sempre con la pizza, con il pane, con tutte le cose. Sapete, quella è proprio la cosa standard, no? Facciamo rilassare un pochino l'impasto, gli diamo qualche piega che serve non per gli alveoli, fate attenzione a sta cosa dell'alveolatura e delle pieghe, perché le pieghe, porca miseria, non so quelle che fanno venire i buchi al pane, le pieghe servono a rinforzare la maglia glutinica, capito? Allora se la andiamo a fare dopo, sta maglia si ricompatta e sti gas fanno fatica a crearsi, cioè non è che ci vuole uno scienziato per capirlo, e questa fase è importante perché ci crea, a parte che è l'impasto chiusissimo, cioè una chiusura impasto meravigliosa, guardate che è, però voglio dire, qualche piega in questa fase va bene, perché tanto poi qui noi la lasciamo fino a stasera che deve riraddoppiare un'altra volta, poi forniamo e cuociamo. Però voglio dire, abbiamo una. C'è tutto il tempo per, capito? Perché no, quando. Se no quando c'è. E rismonta. Sta farina, ma che forza ci deve avere per averci una. Ma mica vi dico i buchi, ma insomma una mollica decente, alveolata, una cosa, no? Allora, io gliene do un'altra e basta, perché guardate, va bene così, cioè non. Capito? È chiuso talmente bene questo impasto che va bene così. Allora, gliene guardate un po', chiaro. Già sta, io mi dispiace, sto da sola, non vi posso far vedere, ma già sta facendo le bollicine sto pane. Ecco. Così. Semola in purezza, questo, sì. Ecco qua. Bella, sedosa, incordata alla perfezione. Ecco.
Adesso questa cosetta qui noi la rigiriamo, no? Un pochino, così. Gli ridiamo il verso della lievitazione. Così. Chiudiamo un pochino, cerchiamo delicatamente. Già in questa fase non cercate le pieghe, dategliele leggere, capito? Questo già sta lievitando. Porca miseria, l'impasto, ragazzi. Ne vedremo quello bellissimo qua. Così sfatiamo pure sto cacchio di mito della semola, capito? Sfatiamolo, aspetta. Crusca sfata anche la semola. Tra un po' faremo il pane pure con la... Come si chiama quella che usano i muratori? Faremo il pane con i buchi pure con la calce. Pensa che bello. Sì, però pochissimo mangia sto pane con la calce. Ok, vabbè. Dette queste stupidaggini, mettiamo a lievitare, eh? Ecco qua, prendiamo qualche cosettina. Allora, io ho il mio solito contenitore, che c'è una cosettina di là, che vediamo come viene fuori. Lo metto qui? No, lo metto qui. Ecco qua, bello, questo è bellissimo, questo è uno dei miei preferiti. Allora, lo mettiamo qua dentro. Allora, non ci mettete altra farina, non ci mettete niente, zero, non mettete farina qua sotto, perché sennò quando l'andiamo a capovolgere per formarlo ci troviamo tutti i blocchi di farina sotto, imbloccati, capito? Lasciate perdere, né olio, né farina, non ci mettete niente. Anzi, dategli proprio una sgrullata, ecco, e mettete dentro così. Allora, questo qui l'abbiamo incordato, rimpastato. Adesso io voglio farvi vedere un attimo, scusate, questo impasto. Guardate, non so se lo vedete bene, mi metto più alla luce, ma qui c'è troppo sole. Guardate, già, aspettate che, no, ecco, già sta facendo le bollicine, guardate, è tutto, guardate, è già tutto, guardate, guardate qua, che bello, qui, qui, guardate. Già sta facendo le bollicine. Allora, oddio. Allora, un momento fa caldo, un momento fa freddo. Qui siamo tutti con raffreddore, ma com'è? Lidia, ma ti è passato a te il mal di gola? Che c'è lì che è la tosse, il mal di gola? Mannaggia. Dove abbiamo messo la... Eccolo. Ecco qua. Fatto, ragazzi, ma adesso monto sto filmetto, ve lo metto subito. Questo lo dobbiamo chiudere per bene. Allora, siccome io qui in cucina l'estate, quando è sta stagione, fino a agosto c'ho il sole proprio sulle gambe, proprio, cioè, sta cucina è pazzesca. L'inverno è buiissima e l'estate c'ho il sole proprio, ci prendo, ci può essere nell'armadio, no, sono stata in cucina così proprio. Pomeriggio c'ho sto sole che mi scalda tantissimo. Allora io, vabbè che insomma con sto pane sto andando di fretta, perché sinceramente vi dico la verità, io domani mattina devo andare in Umbria, perché devo parlare con una persona per lavoro eccetera, probabilmente esce fuori una serie di corsi grossi e devo andare. Quindi io domani mattina non ci sto e vi dico la verità, vorrei, ecco, come al solito, ricordate il pane cafone? Ho rotto un'altra volta, c'ho proprio una cosa, ma sono bravissima a fare questa cosa, noi ci chiamano proprio per i paesi, non solo a far pane, pure rompe a spezzare la pellicola. Allora, ci metto sopra un canovaccio, così. E questo io penso che con anche questo con 4-5 ore. Allora io stasera formo, vi faccio rivedere per la 600ª volta la formatura, ok? Poi cuocio e poi vediamo se stasera, domani mattina taglio e vi metto le foto. Tanto comunque a questo punto, già fino a questo punto dovrebbe bastare. Perché se vi andate a vedere il film, il video della formatura che è fatto perfettamente, avete visto questo? È la stessa consistenza, è identico spiccicato.
provate, vediamo un po'. Se io riesco stasera lo faccio, però sinceramente è proprio un doppione, non c'è proprio nessun motivo. Io qui stasera non c'ho luce, non c'ho niente, non si vedrebbe neanche bene. Invece avete visto quello com'era bello, lì c'avevo Mauro Fergiani, il professionista, che cavoli. E poi davanti a me c'avevo pure un ragazzo che ha fatto scuola di pizzaiolo, capito? È stato 2 anni in Nuova Zelanda a fare pizze, ha mandato tutti al manicomio, ti credo. Bravissimo, napoletano, napoletano doc. Vincenzo, se mi vedi, se mi vedrai, chissà, ti mando un bacio. E quindi c'avevo i due operatori, quel video si vede proprio bene. Questa era una cosa importante anche da farvi vedere, era importante anche per l'idratazione, capito? Io ho visto che ci ho dovuto mettere quel goccetto d'acqua in più, se serve mettetecela. Non deve essere né scialacquoso e né troppo asciutto. Si deve incordare nel giro di 10 minuti, non di più, capito? Anche a cosa sostenuta, ma si deve incordare bene, cioè deve creare la rete. In modo che i gas dentro abbiano la possibilità di crescere bene e di darci appunto questa mollica alveolata e questa mollica morbida. Anzi, io lo sapete che vi dico, io stasera il film non lo faccio proprio, cioè ci avete quello. È veramente lo stesso identico impasto, d'accordo? Poi se c'è qualsiasi cosa, adesso mi sciacquo le mani, monto il film, lo comincio a postare. E mi rimetto di là al computer, d'accordo? Che già mi sento che mi sentite. Bidibim, 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 siete diventati un assillo. Bacione. Ciao.